Ok, buongiorno a tutti, benvenuti, vedo che piano piano ci stiamo collegando. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti in questo terzo appuntamento con i webinar dei PCTO. Vedo che piano piano si stanno collegando sempre più spettatori, sempre più partecipanti in realtà. Benissimo, aspettiamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo. Allora, iniziamo col dire che tra poco appunto inizieremo con il nostro webinar. E ci presenteremo, nel mentre diciamo, possiamo fare una brevissima introduzione. Io vi sto parlando, io sono Sara, sono uno degli Admission Advisor. Al momento sono in Piazza Pitti, nella bellissima Piazza Pitti, e poi ci sono anche i miei colleghi Ruslan, Denise e Giulia. Giulia invece è collegata dalla bellissima Roma. Piacere a tutti, io sono Ruslan, come ha introdotto Sara, sono collega per la sede di Firenze, mi occupo dell'orientamento insieme a Sara e Denise e oggi giusto un'introduzione, faremo un pochino un'introduzione a quella che è la tematica del design. Oggi siamo supportati dal nostro professore Jacopo Carpi, che ci supporterà e ci aiuterà in questo viaggio insieme. Ok, che dici Ruslan? Diamo ancora un paio di minuti e poi iniziamo. Un minuto, così almeno partiamo tutti insieme. È una sessione molto interattiva, quindi non siate timidi. E vedrete che diciamo questa ora e mezzo volerà insieme a noi e vi chiederemo di tenere a portata di mano il cellulare perché vi servirà per poter partecipare a alcune attività all'interno di questa mattinata. Ok, sono le 11:01. Vedo che piano piano si stanno collegando sempre più partecipanti, quindi io darei ancora giusto un paio di minutini, quindi benvenuta a chi si è collegato da poco. Nel mentre, se volete anche partecipare, dirci da dove siete collegati, se da Firenze, se da Roma, potete utilizzare la chat. Così anche noi sappiamo da dove vi state collegando. Vedo che nel mentre ci ha raggiunto anche Andrea Frongia, che parteciperà nella seconda Ciao, parte. buongiorno. Buongiorno Andrea. Ok, benissimo. Allora, siamo a 65 partecipanti. Che dici Ruslan, possiamo iniziare? Iniziamo. Assolutamente, iniziamo Ok, pure. allora iniziamo con il condividere lo schermo. Ok, benissimo, eccoci qua. Allora, benvenuti a tutti. Ripartiamo con le presentazioni, anche se poco fa abbiamo già iniziato un po' a introdurci. Benvenuti, benvenuti a tutti e tutte. Noi oggi parleremo delle professioni nel mondo del design. Come vi anticipava Ruslan poco fa, ci sarà una parte che sarà interattiva, quindi vi chiederemo di utilizzare il vostro telefono, che solitamente, ecco, mentre siete a scuola non è proprio consentito, però oggi faremo un piccolo strappo alle regole e quindi utilizzerete un po' il telefono per una parte interattiva e queste, diciamo, come funziona? Vi dovrete collegare al sito menti.com, inserire il codice oppure utilizzare direttamente il QR code. Poi questa parte la rivediamo tra qualche minuto. Vedo già che diversi di voi si stanno collegando. Benissimo. Ok, allora, come vi stavo anticipando, oggi parleremo dell'eco design e con un focus principale su quelle che sono le professioni
all'interno del mondo del design e dell'interior design in questo caso. Avremo il supporto del professor Jacopo Carli e di un nostro ex studente Andrea Frongia, quindi loro saranno i nostri relatori. Il professor Jacopo Carli è un architetto ed è un docente nel biennio magistrale di Eco Design, mentre Andrea è un senior interior designer. Assieme a loro oggi, diciamo, per parlarvi delle professioni all'interno del mondo del design, ci saremo gli Admission Advisors di Firenze e di Roma. Quindi io mi presento brevemente, sono Sara, mi occupo di ammissioni e di orientamento qui in Accademia Italiana. Passo la parola al mio collega Ruslan. Piacere a tutti, io sono Ruslan, anch'io mi occupo dell'orientamento, ammissione per la sede di Firenze. E poi abbiamo collegati anche la collega Denise Franci, che è la nostra responsabile delle ammissioni qui a Firenze, e abbiamo Giulia Zucchelli da Roma, anche lei è una delle nostre Admission Advisor, parte del team di orientamento di Roma. E non so se nel mentre si è collegata anche la collega Alessia Polloni, che magari avete visto come, diciamo, moderatrice nelle altri webinar a cui magari avete partecipato in queste settimane. E oggi purtroppo non ci sarà Matteo, ma ritornerà poi nei prossimi webinar, ecco. Ok, allora, ritorniamo, diciamo, alla parte un pochino interattiva, quindi noi vogliamo sentire un po' la vostra voce, sentire un po' quello che voi conoscete già di quelle che sono le professioni all'interno del design, dell'interior design. Quindi vi chiedo gentilmente di utilizzare i vostri telefoni e collegarvi, come vi avevo chiesto prima, quindi collegatevi al sito menti.com con il codice 29846335. Oppure potete semplicemente inquadrare il codice QR code. Quindi se avete partecipato agli altri due appuntamenti, già comunque siete familiari con questo format, e come abbiamo fatto negli altri due appuntamenti, vi chiederemo un po' quello che voi conoscete come professioni all'interno del mondo dell'interior design. Quindi siamo già a 60 partecipanti, ok, aspettiamo di arrivare almeno a 90. Io direi, che ne dici Ruslan? Assolutamente. Io sto vedendo un sacco di cuoricini e vedo un sacco di partecipazione dei nostri studenti e sono molto molto contento. Dai, ci siamo quasi, una settantina. Quasi quasi siamo quasi arrivati a quello che è, diciamo, il nostro obiettivo dei 90, così possiamo iniziare con questa seconda parte. E, appunto, come vi anticipavo, la domanda sarà appunto per tastare un pochino il terreno e capire quello che voi, le professioni che voi conoscete all'interno del mondo del design. Ok, 87. Direi che possiamo iniziare. Possiamo iniziare, sì. Ok, benissimo. Allora, quindi questo è il nostro work cloud e vi chiedo di iniziare a scriverci quelle che sono le professioni del design. Quindi disegnare cose, benissimo. Poi abbiamo designer, perfetto. Ok, poi vedo anche alcune cose simpatiche, progettare cose, molto bene, mi piace progettare cose, progettare mobili, ok, progettare vedo che torna, disegnare rimane, diciamo, come uno delle parole più inserite all'interno di questo World Cloud, molto bene. Progettare, illuminazione, bene, mi piace illuminazione, perfetto, benissimo, benissimo. Ok, vedo che avete un po' le idee chiare su quelle che sono le professioni all'interno dell'interior design. Molto bene, perfetto. Allora io passerei alla prossima slide. Siete stati veramente bravi.
Perché vedo che comunque appunto disegnare, si vede che disegnare e progettare sono le parole principali che avete inserito ed effettivamente è proprio così. Ok, interior stylist, molto bene, realizzazione mi piace. Ok. E passerei la parola a Ruslan. Grazie mille. Queste sono alcune delle professioni del designer. Il designer, come potete immaginare, non è una figura unica, è una figura che è in continua evoluzione, è una figura che è presente in tantissime realtà, in tantissime aziende, a tutti i livelli. Quindi noi possiamo vedere un designer nel mondo dell'interior design, furniture, product, ma anche, come si diceva prima, nel mondo dell'illuminotecnica, quindi come lighter, light design o exhibit design. Quindi è una, diciamo, una figura che spazia un po' a 360 gradi. A tal proposito vorrei chiedere al professore un po' quello che è, cioè, le nuove professioni emergenti in questo mondo del design, come si stanno evolvendo e anche come si evolve il mercato del lavoro in questo settore. Se ci può giusto dare un brevissimo inquadramento su questa evoluzione. Intanto buongiorno a tutti, intanto mi ha fatto molto piacere che nel World Cloud la parola disegno fosse fondamentale, centrale. Il disegno è pensare per immagini e quindi è assolutamente la skill più importante, insieme ovviamente a abilità relazionali che sono comunque fondamentali nel nostro lavoro. È chiaro, è normale creare delle categorie e quindi mostrare quelle che sono le diverse specializzazioni del design. C'è da dire che il design è un lavoro di squadra e quindi tutte queste categorie si troveranno poi a lavorare in grande sinergia insieme, creando una grande orchestra che in qualche modo possa portare a termine progetti importanti. Quindi sicuramente sempre di più le diverse branche del design lavorano insieme, proprio perché il tema della progettazione, quindi del guardare avanti, dell'anticipare le problematiche, abbraccia ambiti diversi che prima magari non venivano presi in considerazione. La specializzazione di cui parlerò oggi, l'eco design, è qualcosa di relativamente recente che mette sul piatto ulteriori problematiche e aspetti che prima non erano presi in considerazione. Quindi è una materia sempre in crescita, però ecco, le abilità e le inclinazioni che servono secondo me sono un po' sempre le stesse, quindi incoraggio tutti i ragazzi a continuare a disegnare. Ecco, riprendendo un po' quello che ci stavi dicendo ora, io voglio un attimo capire un po' il tuo percorso, cioè che cosa ti ha spinto a introdurre, a iniziare a studiare questi temi, cioè come sei arrivato ad affrontare questa materia e a renderla tua, nel tuo percorso formativo e professionale? Allora, è stato un po' un caso, devo dire il vero, nel senso che il percorso del mio studio e in generale quella che è la mia formazione personale è andata dietro tendenzialmente a quelli che erano i miei interessi. Sì, interessi che sono ovviamente legati al design, all'architettura, ma anche a campi, diciamo, scientifici, ambientali, che oggi però risultano estremamente attuali ed estremamente collegati al mondo del design, al mondo della progettazione. Quindi è un po' come se come studio e io in particolare mi sia trovato a essere estremamente attuale, estremamente contemporaneo, quasi per caso, quindi invito i ragazzi a seguire le proprie inclinazioni fondamentalmente, perché poi se lo si fa con passione a un certo punto si trova anche il nostro posto all'interno di questo mondo e oggi quello che è il mio studio, Eutropia Architettura, nella sua genesi, anche nel suo nome, che poi magari introduciamo dopo, è estremamente in linea con quelle che sono le più avanzate teorie sul design. E quindi, per quanto non sia stata una scelta fatta a tavolino, sono molto contento di questo. Grazie mille, grazie mille. Perfetto, a questo punto possiamo procedere alla prossima slide.
Vogliamo un attimino introdurre, ritorniamo al nostro gioco commenti e vogliamo un attimino avere la presenza dei nostri studenti. Ora vi vogliamo chiedere di essere presenti, essere partecipativi. E come dicevo, l'attività viene fatta attraverso questo sito e il codice lo vedete. Allora, che cos'è l'ecodesign? Se dovete immaginare l'ecodesign, che cos'è secondo voi? Potete scegliere una di queste tre risposte. Vedo che stanno già partecipando, ci abbiamo un sacco di partecipazioni, più di quasi 90, 95, tempo scaduto. Perfetto, allora la maggior parte dei concorrenti, degli studenti hanno risposto bene. Il design che prende in considerazione tutte le relazioni con l'ambiente che ci circonda. Questo è l'ego design. Vediamo un po' chi è il primo. Ribbit, fantastico. È seguito subito a ruota da Alessio, Ribbit il più veloce, ma c'è anche Maverick al terzo posto. Vedo dei Perfetto. nomi ricorrenti rispetto alle scorse edizioni dei webinar, quindi mi chiedo se sono gli stessi studenti che stanno diventando sempre più bravi nell'utilizzo di Menti. Complimenti. Fantastico, molto molto bene. Perfetto. Allora, riguardo all'eco design, Jacopo, ci puoi dare un po' un inquadramento, un po' come mai l'eco design sta diventando così importante? Questa tematica dell'eco design sta diventando, diciamo, un tema ricorrente, non solo in realtà nel mondo del design, ma un po' in tutti i settori. Beh, sicuramente quella che è la problematica ambientale è uno dei, quindi l'allarme della problematica ambientale è uno dei motivi, quindi ci siamo arrivati anche un po' troppo tardi. Dobbiamo partire e quello ecco, mi è piaciuto che è stata colta la differenza, era un po' un trabocchetto questo test in cui si andava a specificare che l'ecodesign non è soltanto l'efficienza energetica, non è soltanto risparmiare energia, è farlo, sì, questo è solo uno degli aspetti, ma in armonia con quello che è l'ambiente che ci circonda, scrivere ci circonda vuol dire che il fattore umano è fondamentale, quindi è un design che guarda la persona e guarda la persona non considerandola esterna rispetto all'ambiente, ma parte integrante di esso. E quindi mi piace che i ragazzi abbiano colto questa sfumatura e siano riusciti a cogliere questa cosa. La grossa differenza è che una progettazione efficiente e basta è una progettazione, diciamo, analitica che mette in qualche modo ai massimi livelli di efficienza solo un aspetto. L'ecodesign si definisce olistico perché è qualcosa che prende in considerazione tutto l'ambiente senza dividerlo in parti, senza cercare di frazionarlo, e quindi noi non siamo diversi dall'ambiente che ci circonda. Fantastico, fantastico. Prendendo un po' spunto da quello che ci hai appena detto, mi verrebbe voglia di chiederti un po' quali sono le caratteristiche, le competenze principali che un designer oggigiorno deve avere. Quali sono le sensibilità? Cosa può avere che lo può un po' differenziare in qualche modo in questo mondo del mercato, del lavoro che è sempre più agguerrito? Sicuramente una certa dose di curiosità è fondamentale, quindi proprio per uscire da quelli che sono diciamo, i canoni, gli stereotipi, un po' della creatività, che anche quella rischia di diventare stereotipata a sua volta, è a mio avviso fondamentale. Oggi si parla molto di ecodesign, che rischia sempre, no, di essere confuso e di scadere in quello che viene definito greenwashing, che sarebbe sostanzialmente una epidermide, una vocazione green soltanto superficiale per poi mascherare magari interessi diversi. Quindi essere veramente attenti a quello che è la sostenibilità, che può avere declinazioni veramente diverse. La sostenibilità è sostenibilità ambientale sicuramente, ma anche ad esempio culturale. È una sostenibilità anche storico-architettonica, quindi
in un paese come l'Italia, che è fatta di ambiente costruito, di patrimonio storico, sicuramente c'è spazio per i giovani designer per riuscire a declinare il tema della sostenibilità in modo unico e in modo, diciamo, tailor-made rispetto a quello che è il nostro paese, che è un paese straordinario e unico al mondo. Grazie mille, grazie mille. A questo punto mi sa che siamo pronti per la prossima domanda. Question number two. Allora, come al solito, il primo a rispondere arriva tra i primi. Allora, cos'è l'obsolescenza programmata? Secondo voi, che cos'è l'obsolescenza programmata? Vediamo un attimino, stiamo vedendo un sacco di risposte, vediamo di raggiungere i 90, superati i 90, tempo scaduto, vediamo un attimo. Ah, è progettare oggetti perché si rompano diventando rapidamente superati. L'obsolescenza programmata è una tematica abbastanza fondamentale, qui diciamo si vede un chiaro esempio di quello che è l'obsolescenza programmata e uno dei device principali che subiscono un po' questa obsolescenza programmata. Ci puoi dire giusto due parole, Jacopo? Sì, ecco, introducendo il tema dell'ecodesign dobbiamo tener conto che non si partiva neanche da una visione neutra rispetto alla sostenibilità, diciamo c'era proprio invece una sorta di boost verso il consumo, verso la creazione di nuovi bisogni. Quindi l'obsolescenza programmata è qualcosa che a tavolino, quindi in maniera programmata, fa sì che un oggetto si rompa in tempi molto rapidi e che non sia riparabile, che non sia aggiustabile, quindi che non possa subire degli upgrade, per cui non devo buttare via tutto, ma posso semplicemente aggiornarne delle parti. Questo paradigma, che è l'opposto dell'ecodesign, è qualcosa che piano piano sta cambiando e è importante capire, secondo me, di fronte a un oggetto di prodotto, di product design che abbiamo davanti, ecco, se effettivamente al netto della superficie dell'immagine l'oggetto con cui abbiamo a che fare è veramente pensato in modo diciamo sostenibile, oppure se è soltanto una scocca, in realtà subirà anche su un processo di obsolescenza programmata. Questo oggi è piano piano sta diventando inaccettabile sul piano culturale e quindi penso che una retromarcia verrà fatta. Alcuni prodotti che sono tendenzialmente identificati come sostenibili, anzi come bandiere della sostenibilità, penso ad esempio automobili come la Tesla, sono in realtà estremamente complessi da riparare, sono di fatto delle macchine da corsa a cui è stato cambiato il motore. Ecco, oggi l'auto elettrica sta cambiando paradigma e diventa una cosa molto semplice. La semplicità è parte dell'ecodesign. Assolutamente, mi viene in mente il motivo per cui io ho dovuto cambiare il telefonino, è stata proprio l'obsolescenza programmata, cui io mi sono ritrovato a un certo punto a non poter più fare aggiornamenti e di fatto obbligato a dover cambiare il mio telefonino, ma anche gli elettrodomestici spesso e volentieri hanno un'obsolescenza programmata che è quasi matematica, alla fine della loro garanzia si rompono, è bellissimo questa cosa, a me mi si è rotto il forno a casa esattamente alla fine della scadere della garanzia. Questo diciamo è una tematica che possiamo replicare, possiamo osservare in tantissimi prodotti, come si diceva, però è una tematica che non solo diciamo va ad accumulare quella che è l'aumento dell'inquinante sul nostro pianeta, ma è anche diciamo è una mentalità consumista, cioè cerca di avere un consumismo sempre maggiore su quelli che sono i beni di consumo delle persone. Questo, parlando di ecodesign, è un argomento estremamente importante. Io ho vissuto tanti anni in paesi via di sviluppo e questa tematica qui è molto 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 preponderante, non solo perché sono i produttori di questi device, ma anche spesso e volentieri sono coloro che poi devono poi smaltire questa enorme quantità di prodotti ormai fatiscenti, non più utilizzabili.
Sì, il problema è sicuramente che questa sensibilità è quasi una sensibilità post-consumistica. Buona parte del mondo ci deve ancora arrivare al consumismo e quindi purtroppo i numeri, ecco, per quanto magari ci stiamo arrivando nei parti del mondo più avanzate, i numeri non sono dalla nostra parte. Ecco, miliardi di persone ancora devono accedere al benessere, quindi sarà difficile riuscire a far comprendere questa problematica. Assolutamente, assolutamente. Perfetto, possiamo procedere alla prossima slide. Ricordatevi sempre di essere collegati con il vostro cellulare per poter partecipare. Qual è di questi motti rappresenta al meglio l'idea di minimalismo? Pensate al minimalismo, quale di questi motti secondo voi rappresenta meglio l'idea del minimalismo? Vediamo quante risposte. Quasi 100, 100, tempo scaduto. Ah, less is more era la risposta giusta. Less is more. Cosa vuol dire less is more, Jacopo? Questo è un motto che è stato coniato da Ludwig Mies van der Rohe, uno dei più grandi architetti del Novecento, e è talmente importante come motto che è stato poi, diciamo, citato e storpiato, no? In senso ironico, da Venturi diciamo, nella seconda metà del Novecento, dicendo less is a bore, quindi sostanzialmente Venturi è uno dei paladini del postmoderno, quindi di una sorta di rifiuto di quello che era il minimalismo, di questo rigore estremo, e in tempi recentissimi da Big, che è uno studio danese estremamente contemporaneo, loro dicono yes is more, inteso come un'accettazione completa delle contraddizioni del mondo, quindi loro dicono sì a tutti, a tutto, e quindi riescono a gestire un mondo che è contraddittorio e quindi anche in questo caso in opposizione a una, diciamo, a un rigore, una scelta e a una, diciamo, una in qualche modo una netta sovrapposizione della funzionalità dell'edificio con la sua estetica, che poteva essere quella che era portata avanti dal modernismo, e in questo caso da Mies van der Rohe, che viene preso come emblema, ecco, di questo modo di pensare. È importante capire come i maestri, comunque, in senso per opposizione o per diciamo per analogia, diventano comunque, se sono veramente le pietre miliari, degli elementi che fanno scuola e che quindi, insomma, diventano un patrimonio che si evolve, quindi nessuno si inventa niente da zero, e quindi sia per contrasto, come fosse non un momento di antagonismo con un padre, no? Nel senso gli architetti del futuro potranno sempre rapportarsi a quello che è stato fatto negli anni precedenti. Se dovessimo pensare a uno stile nel mondo del design che è esattamente l'opposto, cioè se dovessimo paragonare, diciamo, un brand che si avvicina molto a questa ideologia di less is more e un brand che invece va completamente alla parte opposta, cioè due esempi contrapposti per far capire anche ai nostri ragazzi un po', diciamo, fare un esempio pratico di quello di cui stiamo parlando. Quindi sicuramente se si parla di minimalismo, diciamo, per arrivare a tempi un pochino più vicini a noi, quindi, diciamo, mi perdoneranno gli storici dell'architettura, possiamo dire che un'opera di un contemporaneo, diciamo un Renzo Piano, okay, può essere vicina a quella che è la ricerca di Mies van der Rohe, in senso di tecnologia, di fiducia, di positivismo, quindi in qualche modo di grande slancio e ricerca rispetto a quello che è le ultime tecnologie, il tema della trasparenza, della leggerezza, quindi, diciamo, se passiamo a questa cosa, l'opposto sempre ora nomi molto recenti ne vengono meno, comunque un architetto recentemente scomparso era Riccardo Bofill, che era un architetto che ha avuto una esperienza anche postmodern molto importante, e quindi in cui sostanzialmente viene utilizzato il linguaggio del passato in maniera quasi pop, fondamentalmente,
quindi quelli che sono i decori del passato, dire cose contemporanee, quindi comunque anche il postmodern è contemporaneo nelle sue proporzioni e nelle funzioni che ricalcano ovviamente quelle che sono oppure ecco un altro esempio che mi viene in mente, non so perché non mi era venuto in mente, è Adolfo Natalini. Adolfo Natalini è stato un grandissimo architetto italiano non ha niente a che vedere col postmodern, ma ha fatto una rivisitazione della tradizione architettonica di tutti i paesi in cui ha lavorato. È stato anche il mio maestro, tra l'altro, maestro di laurea, e quindi sicuramente ha un approccio estremamente diverso rispetto a quello di cui sopra. Un suo motto, che era eccezionale, era che un muro di vetri è stupido come una finestra di mattoni. Quindi sostanzialmente per lui l'architettura, quindi per dire l'opposto rispetto a un Mies van der Rohe o rispetto a Lorenzo Piano, è un'architettura fatta di muri e di finestre. Fantastico, grazie mille, grazie mille. Benissimo, procediamo pure. Allora, quarta domanda, ricordate di rispondere velocemente. Quale di queste è una rivista di architettura tra le più importanti al mondo? Eccoci qua, Cose di Case, Casa Viva, Casa Bella. Vediamo un attimino, veloce a rispondere. 100, eccoci qua. E la risposta è Casa Bella. La maggior parte hanno risposto Casa Viva. Eccolo qua. Jacopo, giusto un inquadramento un attimino su quelle che sono le riviste e come sono importanti le riviste. Ah, questa era proprio una trappola, questa. Perché effettivamente Casabella ricorda all'orecchio altre tipologie di riviste che sono ovviamente riviste molto serie, riviste comunque che però hanno un target completamente diverso. Casabella si occupa di architettura e lo fa da, penso, quasi 70 anni e quindi ha avuto come direttori alcuni degli architetti più importanti della storia del Novecento, quindi e ecco, l'importanza delle riviste, a mio avviso, specialmente le riviste di questo tipo, è questa. Oggi noi possiamo vedere sul web tantissime immagini e tutti noi che lavoriamo nella professione attingiamo a piene mani da quelle che sono le immagini, che sono ovviamente una grande ricchezza. Questo non vuol dire copiare, vuol dire comunque capire come va quello che è il panorama internazionale, quindi questo è un grande vantaggio. Manca spesso un taglio critico fatto da persone di peso, quindi io non sono convinto che ogni opinione valga come le altre, quindi ci sono degli studiosi, ci sono dei critici che hanno un peso migliore, diciamo sicuramente, con cui posso anche non essere d'accordo, però ecco, sentire la voce di Casabella, sentire la voce di l'autorevolezza, ecco, il concetto di autorevolezza di queste riviste è fondamentale per essere anche guidati nel momento in cui poi facciamo una ricerca indipendente. Poi una cosa non leva l'altra. Avere la possibilità di leggere riviste importanti ci aiuta anche quando ricerchiamo da soli sul web a avere un approccio critico e quindi non necessariamente concorde con quello che dice Casabella, ma comunque anche una nostra visione personale, ma sicuramente alla luce di una consapevolezza diversa. Avere, secondo me, una consapevolezza critica e svilupparla è una caratteristica fondamentale, specialmente oggi che il mondo è enorme, ma è anche piccolissimo, quindi ci arrivano tonnellate di immagini. Assolutamente. Ricordiamoci che oggi i mezzi di comunicazione sono triplicati, quadruplicati, i social media la fanno un po' da padrone, quindi diciamo, la quantità di informazioni, input che oggi noi riceviamo è completamente diversa rispetto al passato. Però, ciò restando, a nostro avviso, il ruolo diciamo, delle riviste, soprattutto di settore, gioca un ruolo importante, strategico, perché intanto, come Jacopo diceva, diciamo, sono riviste di settore, sono riviste fatte da professionisti, quindi hanno anche un occhio critico più maturo rispetto magari a quelli che, diciamo, masticano un pochino
la materia, però non sono, diciamo, dei punti di riferimento nel settore del design. Quindi quando tanti, spesso e volentieri, i ragazzi mi chiedono cosa posso fare io per prepararmi magari a intraprendere un percorso nel mondo del design, secondo me, correggimi se sbaglio, Jacopo, potrebbe essere proprio quello di approfondire la tematica attraverso proprio le riviste che sono nel settore, sono, diciamo, anche quelli dettano anche un po' quello che potrebbe essere il trend in futuro, quindi, diciamo, introducono anche un po' l'evoluzione del mondo del design, no? Sì, sicuramente, ecco, guarda, la differenza, ora sentendo di parlare, che mi viene da dire rispetto alla la scelta che c'era nel test, è proprio questa, che una rivista come Casabella si rivolge ad architetti, si rivolge ad addetti ai lavori. Le altre riviste, che sono riviste assolutamente serie e rispettabili, si rivolgono a un pubblico molto più ampio, più generalista. E quindi noi scherziamo spesso su questo, di fatto noi siamo stati pubblicati su Casabella, su Domus, su queste cose qua. Queste servono a uno studio professionale per soddisfazione e per vantarsi con gli amici. In realtà, diciamo, da far parte comunque, diciamo, di un mondo della cultura e dell'architettura importante, ora sto scherzando. Chiaramente per un'attività professionale più ampia, essere pubblicato in riviste divulgative invece è fondamentale per diciamo, incrementare quello che è la fama dello studio, trovare nuovi clienti, quindi per tutte le riviste, ecco, sono importanti da questo punto di vista. Per una persona che sia un ragazzo, uno studente che vuole avvicinarsi al mondo dell'editoria, sono importanti entrambi e può anche avere un ruolo all'interno di queste riviste, perché è comunque un mestiere legato, quasi tutti i giornalisti che scrivono in queste riviste sono poi designer o architetti, e quindi ci si può anche rendere conto che quello che ci interessa è più lavorare dall'altro lato della barricata, quindi non essere chi fa il progetto, ma chi lo pubblica, chi ne dà un taglio critico, chi lo presenta, e sicuramente anche questo è una parte del mestiere molto importante. Fantastico, grazie mille Jacopo. Mi sa che siamo pronti per la prossima slide. 5. Allora, ricordatevi di rispondere velocemente. Cosa si intende per casa passiva? Allora, tenete conto, cosa vuol dire casa passiva? Cosa si intende per casa passiva? Vediamo tutte le risposte, siamo a 80. Benissimo, state diventando velocissimi a rispondere, bravissimi. Perfetto, la buona parte di voi ha risposto bene. È una casa autosufficiente sul piano energetico. Benissimo. Vediamo un attimino a che punto siamo. Ah, c'è stato uno stravolgimento qua. Allora, Totti, che sembra Babbo Natale, è crollato, era primo. Invece ci abbiamo Totta come prima concorrente, Andrea che sta seguendo, ma la più veloce di questa tranche è stata Marika, seguita da Pingu, giustamente. Benissimo. Jacopo, spiegaci un attimino cosa vuol dire, cosa si intende per questo concetto, come mai questo concetto oggi più che mai, specialmente tenendo conto un po' di quello che è stato lo stravolgimento e il rincaro energetico che abbiamo avuto in questi ultimi mesi, diciamo, come mai questa, diciamo, nuova, diciamo, metodologia che viene introdotta, che è già stata introdotta da un po', è così importante oggi? Allora, di sicuro si tratta di un aspetto dell'eco design molto importante, no? che tocca quello che è, diciamo, l'efficienza dell'edificio in termini energetici, quindi sostanzialmente affronta soltanto quello che è uno degli aspetti che connota, a mio avviso, un progetto come un progetto di eco design. Sostanzialmente si lavora molto su quella che è l'efficienza dell'involucro, quindi sostanzialmente limitare le dispersioni della casa rispetto all'esterno. L'abbiamo visto con questa cosa del 110%, cappotti termici dappertutto, quindi anche chi non sapeva assolutamente cosa fosse un cappotto termico l'ha visto, perché probabilmente intorno a lui o a lei sono stati fatti lavori di questo tipo. Quindi si lavora sugli infissi, si lavora quindi su limitare le dispersioni, ma anche
si lavora sulla produzione di energia attraverso pannelli fotovoltaici, attraverso, a seconda della dimensione dell'intervento, impianti geotermici che sfruttano quindi il calore della terra per avere sostanzialmente energia a costo zero. E quindi si crea una macchina estremamente efficiente. Quello che mi preme dire è che appunto questo è solo un aspetto dell'eco design, perché spesso e volentieri questo approccio poi confligge, come sempre nelle materie complesse, con altri aspetti che sono comunque importanti per la sostenibilità. Quindi spesso in Italia ci troviamo in difficoltà a mettere pannelli fotovoltaici per ragioni ambientali, per ragioni storiche, e quindi avere veramente uno spessore personale, uno spessore critico per capire quale di questi aspetti prevalga sugli altri è una cosa che rende il tema dell'ecodesign in Italia estremamente complesso, ma anche estremamente affascinante. Non è detto che all'interno di un centro storico la soluzione più efficiente in termini energetici sia anche quella più sostenibile, perché non lo è da tanti altri punti di vista. Assolutamente, a me viene in mente, diciamo, questa è una tematica innovativa, ma in realtà, se uno ci pensa bene, in realtà l'essere umano ha sempre capito, no? Diciamo che il mantenere il calore o il mantenere, diciamo, una temperatura più bassa, magari durante l'estate, all'interno delle case, era un fattore importante. Mi ricordo l'ultimo viaggio che ho fatto è stato in Islanda, e i primi settlement, le prime costruzioni fatte dall'uomo in Islanda sono delle grotte. Quindi, diciamo, la concezione, la capacità di capire che effettivamente sottoterra il calore o l'aria fresca veniva preservata in maniera naturale, era una concezione che va indietro di migliaia di anni. Quindi in realtà quello che, diciamo, viene finalmente reintrodotto all'interno delle nostre case è un concetto che sia innovativo, ma riprende una metodologia e un concept che in realtà è antichissimo, si può dire, no? Sì, di sicuro l'immagine che vediamo ora in questa, insomma, sullo schermo è un approccio alla casa passiva estremamente tecnologico, no? E quindi non c'è nessuna informazione in questo disegno che ci dice che tipo di isolante è stato utilizzato, no? Se è un derivato del petrolio, oppure se è una paglia, se è qualcosa che è più legata alla traspirazione del muro e quindi anche al comfort della persona che abiterà questa casa. Quindi questo diagramma, proprio per questo, pone l'attenzione e anche mette in evidenza i limiti di un approccio estremamente ed esclusivamente analitico sul tema dell'efficienza energetica. Molte delle soluzioni passive nascono dalla tradizione costruttiva non solo europea, ma anche di tanti paesi che hanno visto nella ventilazione naturale, nei camini di ventilazione, una parte integrante della loro tradizione. E diciamo, noi sicuramente patiamo in Italia, ma non solo, uno sviluppo dell'edilizia negli anni 70, che è stata l'esplosione 60 e 70, che ha visto l'impiego del calcestruzzo armato come soluzione quasi sperimentale. Questi edifici sono molto meno efficienti di edifici più antichi, no? In termini di ingenuità costruttive, ponti termici, e che ora, ecco, stiamo cercando in qualche modo di risolvere. Se posso dire una cosa, l'occasione che è stata in qualche modo persa in Italia col 110% è stata quella proprio di non solo rendere più efficienti edifici degli anni 70, magari che non lo erano, ma anche renderli più dignitosi sul piano architettonico. Quindi secondo me, proprio per dare una connotazione più ambientalmente sostenibile, poteva essere la scusa per fare architettura, invece si è fatta solo edilizia. Perfetto. Jacopo, abbiamo una domanda. Mi scuso con Gaia, che ci ha fatto una domanda sulla slide precedente. La faccio ora. Ci chiede: in questi anni si potrebbe dire che i social hanno preso il ruolo delle riviste? Allora, secondo me no, nel senso che il social è, e questa è una cosa bella, no? È interattivo, no? Secondo me la cosa bella dei social è non essere solo spettatori, ma essere anche parte attiva. E quindi a me ha consentito di entrare in contatto con architetti famosi, cioè
ti rispondono. La cosa bella è quella, quindi ci sono delle persone poi dietro a queste cose. E quindi questa è una cosa, secondo me, molto bella e molto interessante. Secondo me i social hanno, per prendere il posto delle riviste, hanno dei tempi troppo brevi, cioè quindi sono veramente il tempo attuale, sono il contemporaneo. La rivista magari parla di progetti, visto che i tempi dell'architettura sono tempi molto lunghi, che magari hanno già un anno, due anni, c'è stato il tempo per la critica di ragionare, di contestualizzare questi progetti in un prodotto che è una rivista che ha un inizio e una fine e che quindi non si giudica soltanto sul singolo progetto, ma sul taglio critico di tutto il numero. Okay? Quindi in qualche modo non solo mostra dei progetti, ma mostra anche una visione sulla l'architettura contemporanea e su la relazione la declinazione di un tema attraverso dei progetti. È un po' la differenza tra presentare una foto singola o un fotolibro in cui si racconta per immagini una tematica. Quindi i progetti diventano come fossero delle illustrazioni di un ragionamento sull'architettura, su una tematica attuale. Grazie mille Gaia per la domanda e siamo pronti per la prossima domanda. Perfetti, question number six. Ricordatevi di rispondere veloci. Allora, pronti? Allora, il premio Pritzker è il più importante premio di architettura al mondo. Quali di questi architetti italiani l'hanno vinto? Vediamo le risposte. Siamo a 90, arriviamo a 100. Siete velocissimi, bravissimi. Vediamo un attimo. Ah, Aldo Rossi, la maggior parte aveva segnato Stefano Boeri. Benissimo, benissimo. Allora, Jacopo, spiegaci un po' l'importanza di questo premio, l'importanza di partecipare e vincere un po' la rappresentanza italiana a questi premi. Prego. Allora, intanto appunto che la scelta era un po' una trappola, nel senso che sono stati inseriti due superstar dell'architettura contemporanea e un grandissimo maestro del recente passato. Chiaramente aveva vinto il grandissimo maestro. Il premio Pritzker è il più importante, penso sì, direi che è il più importante, come fosse l'Oscar dell'architettura. È, penso, giunto al 70esima, mi sembra, non vorrei dire troppo, edizione, 50esima edizione, ogni anno viene assegnato e è interessante secondo me perché al netto di premiare l'architetto ritenuto più meritevole e legato a un progetto, ecco, vince un architetto con un progetto fondamentalmente, detta anche secondo me un po' quella che è una sintesi dell'indirizzo, della direzione che l'architettura contemporanea sta prendendo. Quindi per la prima volta lo scorso anno ha vinto un architetto africano, quindi si occupa Kéré, che si occupa comunque sia di un'architettura sociale, un'architettura a basso costo, autocostruita, e quindi sicuramente segnala una sensibilità rispetto a questa tipologia di tematiche. In passato sono stati vinti pochi anni prima da Alejandro Aravena, che si occupa anche lui con un progetto eccezionale, Elemental, che si occupa di autocostruzione e quindi affronta un po', estende, visto che è un premio internazionale mondiale, non è un tema europeo, non è un tema del mondo, tra virgolette, ricco, è un tema mondiale e quindi gli architetti non si possono non occupare di quelle che sono le problematiche al di là del design inteso in senso classico, ecco, la visione deve abbracciare tutti gli aspetti. In Italia, se non ricordo male, è stato vinto soltanto da Aldo Rossi e da Renzo Piano. E quindi comunque sia, non ho messo Renzo Piano perché sennò magari ci azzeccavano. Aldo Rossi era meno noto probabilmente e quindi può venire anche la curiosità di scoprire chi è e perché è così importante. Perfetto, grazie mille. Andiamo pure alla prossima slide. Perfetto, ricordatevi sempre di rispondere velocemente. Nel suo viaggio nella fantasia, Murari
dà una eccezionale rappresentazione del pensiero sistemico. Qual è la differenza fra queste illustrazioni? Veloci, veloci, veloci. Vedo tante risposte. Arriviamo a 100? Ah, quasi. Perfetto. Le relazioni tra i puntini. Benissimo. La maggior parte hanno risposto. Questo è un bellissimo esempio. Jacopo, prego. Grazie. Sì, ecco, questo è proprio secondo me anche qui un libro che tra l'altro io comprai per caso tanti anni fa e ora che mi sono trovato a insegnare eco design ritengo che sia veramente una straordinaria rappresentazione di quello che è la differenza tra il pensiero analitico e il pensiero sistemico e quindi diciamo legato al pensiero sistemico possiamo inserirci diciamo il pensiero ecologico, quindi qualcosa che prende più in considerazione il tutto e non le singole parti. Quindi potremmo dire che un approccio analitico è quello di contare i puntini, di guardare se i diametri sono tutti uguali, se sono nella stessa posizione ogni volta, mentre un pensiero sistemico cerca di mettere in comunicazione gli elementi e si pone sul disegno di insieme, potremmo dire. E quindi in questo libro, che penso sia fatto da circa un centinaio di illustrazioni, Munari con gli stessi puntini, collegandoli in maniera diversa, racconta storie diverse. Quindi ognuno di questi disegni racconta una storia, questi puntini a volte sembrano girare in un'orbita come fossero un sistema solare, sembrano esplodere, sembrano diventare un albero, semplicemente unendo in maniera diversa queste cose. La linea a volte li intercetta, a volte schiva tutti i puntini, e quindi è una lezione di design e architettura straordinaria che vale molto più di tante lezioni specialistiche. È riuscito secondo me a trovare una sintesi, e questa secondo me è una straordinaria rappresentazione di come il disegno sia pensiero materializzato, un'attività prettamente intellettuale, quindi qui non è una questione di mano, è una questione di avere un'idea ben chiara e di riuscire a rappresentarla in maniera straordinaria. Perfetto, grazie mille. Benissimo, ci appropinquiamo verso le ultime due domande, veloci, come sempre. Cosa si intende con la dicitura design for all? Design for all. Vediamo quanti rispondono. Veloci. E vediamo. Ah, guarda come sono veloci. Fantastico. Vediamo un attimino le risposte. Ah, questo era un po' un tranello. Un elemento design che sia fruibile e che si rivolga senza distinzioni. Solo 20 hanno dato la risposta giusta. Benissimo. Sì, è chiaro che anche in questo caso il tema dell'accessibilità sì, era un po' un tranello, nel senso che il tema dell'accessibilità è uno dei fattori del design for all, quindi quello che può essere legato a una disabilità o motoria oppure sensoriale o cognitiva. In realtà il design for all è ancora più esteso e quindi abbraccia anche aspetti culturali, aspetti legati al gender, quindi oggi si sta attenti anche alla sono stati ad esempio a Milano fatti degli atlanti che caratterizzano e catalogano gli ambienti a seconda della attenzione al tema del gender e quindi dalle cose più banali, quindi dei servizi igienici alla percezione di sicurezza, la percezione di sentirsi inclusi, e quindi ci sono connotazioni che non sono solo fisiche ma anche psicologiche e culturali, e quindi per questo è un concetto ancora più ampio rispetto a quello dell'accessibilità in senso stretto. Perfetto, io aggiungerei solo che il design effettivamente non va di pari passo la sensibilità, le tematiche che sono strutturali oggigiorno, il design va in supporto, in aiuto, in concomitanza con quello che è l'evoluzione della sensibilità. Quindi se posso dare un consiglio ai nostri studenti
anche di adottare, abbracciare quelle che sono le nuove tematiche, le tematiche fondamentali in questo mondo, perché poi saranno quelle che aiuteranno i nostri studenti ad avere successo poi nel mondo lavorativo, perché sono certo. Le tematiche che il cliente, l'utente finale ricercherà. Certamente. Prego. Allora, penultima domanda. Ricordiamoci di segnare la risposta velocemente. Cosa rappresenta questa immagine? Questa immagine cosa rappresenta? Vediamo le risposte. Sono diventati velocissimi i nostri studenti. Le ultime risposte, tempo scaduto. Bravissimi, è una rete di comunicazione viabilistica. Bravissimi, eccola qua. Prego, Jacopo. Sì, ecco, in questo caso sono delle mappe che sono state create per in qualche modo mostrare, sempre come fosse un'illustrazione, quella che è una, diciamo, una quasi sovrapposizione intuitiva, quindi in questo senso olistica, tra tutti quelli che sono i sistemi complessi, quindi come la viabilità, appunto, la internet, quindi la connessione tra i vari server di una rete estesa, tutto ciò che gestisce la complessità assomiglia a qualcosa di organico o vegetale, ok? Quindi, e questa è una cosa che in qualche modo è stato possibile analizzare oggi grazie a grandi potenze di calcolo e grandi potenze di gestione di sistemi estremamente complessi. Molto spesso in passato si cercava di compiere delle semplificazioni, di rendere lineare tutto ciò che in realtà nel mondo è complesso. Oggi, grazie anche ai computer, è possibile abbracciare la complessità nel suo complesso, scusatemi se mi ripeto, e quindi riuscire a dare una rappresentazione di quello che è un mondo estremamente articolato, e quindi questa sostanziale, se noi vediamo ad esempio, ci sono varie immagini che sono state selezionate, ad esempio da uno studioso che si chiama Stefano Mancuso, che è uno dei principali studiosi dell'intelligenza delle piante, che mostrano veramente questa analogia straordinaria tra il mondo vegetale e le più avanzate tecnologie e paradigmi culturali di oggi. Mi viene in mente anche la perfetta geometria di alcune piante, che è quasi matematica, quindi in realtà il design non è solo visto come una semplice accezione, ma in realtà il design, l'ispirazione per il design dovrebbe essere tutto intorno a noi. Questo è estremamente importante quando gli studenti mi chiedono: sì, ma dove posso prendere io ispirazione? E io gli dico sempre: guardati intorno, fai una bella passeggiata, perché capirai e scoprirai che l'ispirazione non proviene solo ed esclusivamente, per esempio, dai giornali, le riviste, ma è anche tutto intorno a te. Reinterpretare alcune cose, vederle sotto un'accezione completamente diversa, aiuta a essere innovativi e non ripetersi necessariamente. Sì, sì, quello di sicuro, e sicuramente guardare con curiosità quello che è intorno è fondamentale, se pensiamo quella che oggi viene chiamata architettura parametrica, quindi sostanzialmente un'architettura che viene basata su formule matematiche, ma di, diciamo, matrice vegetale, che consente sostanzialmente di ottenere sempre il perfetto orientamento delle stanze, quindi geometrie che erano impossibili da controllare fino a poco tempo fa, di fatto si basano su esempi, su ispirazioni molto semplici, quindi su come sono disposte le foglie
su un albero, no? Che è la perfetta disposizione di un albero che da sempre fa quello di mestiere, ovvero ottenere, no, la migliore illuminazione possibile, quella che si chiama filotassi, quindi come sono disposte le foglie nei vegetali, ha ispirato tantissime architetture e quindi è a volte ecco, l'ispirazione può nascere da campi che siano totalmente diversi dal design. Perfetto. A questo punto ci avviamo verso l'ultimissima domanda. E vediamo un attimo, pronti a rispondere tutti quanti? Vediamo chi sarà il più veloce. Cosa si intende per paradigma vegetale? Benissimo, vediamo quanti stanno rispondendo e la velocità. Poi vediamo il final board, chi è il nostro vincitore, se la classifica è stata ribaltata o meno. Perfetto, una visione del mondo a gerarchica basata su una estesa rete di relazioni. Perfetto. Prego Jacopo, anzi vediamo la nostra classifica che è stata un pochino stravolta, vediamo Andrea, anzi Alexa vince. Complimenti Alexa. Alexa. Dici da quale scuola provieni, siamo curiosi. Esatto, se ci vuoi scrivere da che scuola provieni. Ok. La chat. Benissimo, e poi seconda abbiamo Chiara, poi c'è Pingu. Pingu è stata in pole position quasi tutto il tempo. Pingu è stato o stata? Benissimo. Prego Jacopo, grazie mille. Sì. No, l'idea è proprio quella, un po' l'abbiamo anticipata prima, la riflessione è quella che quasi tutto quello che è stato progettato fino a pochi anni fa era tutto basato su quello che è un paradigma che si dice animale, no? Nel senso che è organizzato per organi e lo sono gli oggetti di design, gli edifici, lo sono anche gli enti, gli stati, i parlamenti, no? C'è un organo decisionale e così via. Quindi sostanzialmente è una mentalità che concentra una specifica funzione in una determinata area, in un determinato gruppo di persone. Il limite, questo è un tipo di gestione che ovviamente ha una sua efficacia, ma è anche estremamente vulnerabile, no? Nel momento in cui uno di questi organi viene colpito in qualche modo o ha un malfunzionamento, in sostanza tutto l'organismo ha un problema estremamente serio. Quindi per la serie le piante stanno su questo pianeta da molto più tempo di noi e se la passano abbastanza bene, a prescindere dai danni che noi facciamo loro. Per spiegare rapidamente la differenza, c'è un esempio molto bello, sempre su Plant Revolution di Stefano Mancuso, in cui lui fa l'esempio di quelli che sono, ad esempio, i robot che vengono mandati sui pianeti, no? Quindi tutti questi robot sono tutti di matrice zoomorfa o antropomorfa, quindi sono cose che imitano in qualche modo un piccolo insetto o un essere vivente, e quindi ha le zampette, le ruote, e costa tantissimo fondamentalmente. Il difetto è che quando lo mandi su Marte, se lo mandi su uno di questi paesi, pianeti, se atterra male, si rompe uno di questi elementi, il rischio è che tutta l'operazione vada a cattivo fine, no? Nel senso, il corrispettivo è una tecnologia che lui ha sviluppato, è stata anche realizzata, è invece un robot di matrice vegetale che è ispirato invece alle spore, quindi è estremamente poco costoso, quindi sono tantissime, quindi migliaia di piccoli sensori che prima di atterraggio esplodono e vengono sparpagliati nell'atmosfera del pianeta. Quindi non è il robot che si muove, è l'atmosfera, il vento che sposta questi elementi, e quindi le probabilità che qualcosa vada storto sono molto molto inferiori. E quindi ecco, questo era per fare un esempio di come due oggetti che hanno lo stesso scopo, quindi sostanzialmente analizzare il terreno e prendere delle informazioni di un pianeta, possono essere progettati con due approcci completamente diversi, uno vegetale e uno zoomorfo o animale. Grazie. Intanto abbiamo scoperto che Alexa
è Alexandra e la salutiamo. Lei proviene dal Bertini di Lucca. Salutiamo tantissimo il Bertini e anche la città di Lucca e facciamo ancora i nostri complimenti. Un'ultima domanda, poi passiamo al prossimo capitolo. Per Jacopo, in quali settori il design sarà fondamentale nei prossimi anni? Domanda da $1 milione. Io penso veramente in tutti, proprio perché siamo in un periodo in cui le risorse devono essere ottimizzate, risorse di tutti i generi, sono risorse economiche, energetiche, e quindi il design è sostanzialmente la capacità di prevedere e di governare un processo trasformativo di qualsiasi tipo. Quindi disegniamo applicazioni, disegniamo edifici, disegniamo oggetti, riuscire a prefigurare disegniamo servizi, anche il service design, ora che sarebbero i servizi di sharing, servizi di questo tipo. Prefigurare come l'ambiente, un ambiente sempre più vasto, possa reagire a questo inserimento è una cosa fondamentale, e quindi io penso che la comprensione della potenzialità in termini sia ovviamente di compatibilità con l'ambiente, ma anche come volano economico per le aziende, è assolutamente importante. E è importante secondo me che i designer, gli studenti, le scuole spieghino veramente l'importanza anche di essere designer come un motore economico, un motore importante per l'ottimizzazione delle aziende e per un futuro più sostenibile dal punto di vista energetico ma anche economico. Perfetto, grazie mille Jacopo. A questo punto vorrei passare la parola alla mia collega Sara per passare al prossimo capitolo. Grazie. Grazie mille, grazie anche a Jacopo per tutta la spiegazione che hai fatto. È stato bellissimo vedere tutta, diciamo, l'evoluzione tra i vari temi che abbiamo affrontato oggi, quindi ci siamo concentrati principalmente con Jacopo su quello che è l'eco design. Vorrei diciamo introdurvi anche al prossimo ospite, che è Andrea Frongia, un alumni di Accademia Italiana. Andrea ha studiato qui in Accademia e ha studiato il triennio di design, interior and product design, e al momento lavora come interior designer presso lo studio Arkea. Intanto Andrea, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, faremo un paio di domande ad Andrea e quindi ci focalizziamo un pochino più su quelle che sono le professioni all'interno dell'interior design. Quindi Andrea, quando ti sei diplomato alle superiori, visto che al momento abbiamo tanti studenti collegati da vari istituti tra la Toscana e il Lazio, e hai scelto un po' il corso di design, quali sono stati i pensieri che avevi, che cosa pensavi, come hai, diciamo, scelto quello che potevi studiare, diciamo, all'università, ecco? Allora, principalmente ho sempre avuto una passione per il disegno, sempre avuto una passione per l'arte, sempre avuto, sono, per farvi un esempio, ero un bambino che chiedeva i libri di arte a Babbo Natale, per capirsi, non mi piaceva molto giocare con giocattoli, ma piuttosto tempere, quadri e altre cose. Quindi una volta che mi sono diplomato, per altre ragioni ho cominciato la facoltà di giurisprudenza a controvoglia, per ragioni di famiglia, ecco, per seguire un po' quelli che erano le orme dei genitori. Purtroppo però mi sono reso conto, purtroppo per fortuna, mi sono reso conto che la mia vocazione era un'altra. Quindi abbandono gli studi di giurisprudenza ed entro nel mondo dell'arte. Diciamo che per me sono cambiate tante cose. Se posso darvi subito un consiglio, sbagliate, ma fate sempre quello che veramente vi piace fare, perché riuscirete a trovare
a tirare fuori il meglio ed essere i migliori in quello che fate, qualsiasi sia la professione. Mi sembra un ottimo consiglio, lo sbagliare, il provare, un po' per riprendere anche quello che era il discorso che diceva Jacopo, no? La curiosità di capire che cosa si vuole fare. Mi allaccio un po' a questo discorso per chiederti un po' quali erano le tue aspettative una volta che hai scelto di studiare design. Diciamo che mi sono sempre approcciato al design prima di farlo diventare uno studio vero e proprio, e quello che mi aspettavo era, che è quello che poi ho riscontrato in Accademia Italiana, è il poter avere lo strumento per esercitare una passione, perché le passioni, se non si approfondiscono, se non si studiano, rimangono passioni. E ne ho fatto un lavoro, diciamo. Benissimo, perfetto, mi sembra proprio un punto che vorrei anch'io rinforzare, no? La passione, il scoprire quello che ci piace e avere modo comunque di esplorare queste passioni. Una volta che hai iniziato il tuo percorso triennale, è cambiato qualcosa nel corso degli anni o questa passione, diciamo, è aumentata, è cambiata? Che evoluzione ha avuto negli anni? Allora, diciamo che una volta laureato, e come prima esperienza lavorativa, io ho fatto qualche esperienza da solo e ho deciso di entrare nell'attuale studio con cui lavoro ormai da 6 anni, la voglia di confrontarmi con le persone. Non era più un confronto fra io e un cliente, ma volevo comunque confrontarmi con colleghi con esperienze diverse, età diverse e mansioni diverse all'interno dello studio. Diciamo che nel momento in cui ho cominciato a lavorare non mi sono trovato male, però la paura iniziale di un ragazzo che esce dall'università e che comunque entra non in un piccolo studio, diciamo, la paura era tanta, però qua la passione fa tanto. La voglia di imparare, la voglia di fare. Il mio percorso lavorativo è cambiato negli anni, sicuramente, perché sono entrato come semplice interior designer, qualche prodotto disegnato, e ad oggi, dopo 6 anni, ho riscoperto un po' me stesso, quello che veramente mi piace. All'interno dello studio sono responsabile di 15 persone, dove facciamo non solo la parte di design di interni, ma, come dicevano anche prima, col discorso dei social, delle immagini, diciamo che sto sempre più andando verso la parte di visualizzazione, quindi con il mio gruppo facciamo modellazione sicuramente, esterni e interni, però la parte di visualizzazione è la parte più importante. Diciamo che è il 90% del mio lavoro, perché il cliente guarda un'immagine e acquista per un'immagine il suo progetto. Molto spesso mi sono trovato davanti a clienti che non hanno neanche voluto guardare parti strutturali, parti architettoniche, ma nel momento in cui quell'immagine funzionava, il progetto era venduto. Quindi ho cambiato in questo senso, ho riscoperto quello che mi piace, la mia passione, la mia arte nelle immagini, ma anche nell'interior e nella progettazione di esterni. Perfetto, mi sembra che poi diciamo si ricollega magari anche a altri tipi di professioni come possono essere la comunicazione, il graphic design, quindi diciamo la multidisciplinarità che si un po' si riscopre e si sviluppa negli anni. Volevo tornare un pochino a quello che dicevi, no? 6 anni fa hai iniziato a lavorare in questo studio e volevo allacciarmi a questo discorso per capire un po' com'è stato trovare il tuo primo impiego, se è stato difficile, che tipo di approccio hai avuto e se vedi, diciamo, un cambiamento in quello che è il mercato del lavoro. Allora, io mi sono laureato a maggio e da maggio a settembre io non ho perso un giorno che non avessi dedicato a fare il mio portfolio. Ho racchiuso un attimo i lavori che avevo fatto durante l'università. Ho implementato con cose fatte in quei mesi e
ho prodotto un bel portfolio, a quanto pare, che ho cominciato a spedire un po' per in altre aziende. E diciamo che fra le varie proposte, quella di DRK Associati era quella che mi appetiva di più, diciamo. All'epoca, diciamo che sotto il piano di ingresso al lavoro io non ho avuto difficoltà, okay, perché c'erano delle posizioni aperte per degli stagisti. Ad oggi vedo che comunque la domanda c'è, ma molto spesso le persone non si impegnano a fare quello che è il proprio portfolio. Cioè io posso essere il genio, ma se metto 6 progetti, immagini, schizzi su un qualsiasi programma per fare un portfolio, ma non ci metto l'amore, non funziona. È un po' come andare, non lo so, a un colloquio tutti sporchi di fango, cioè nel senso il portfolio sei tu. Tu lo stai inviando per email, però sei tu. Certo. Cioè quella piccola foto compresa di indicazioni e tutti i progetti che ci alleghi sei tu. Quindi se ti presenti al meglio, sicuramente l'offerta uno riesce a trovarla, riesce a trovare lavoro tranquillamente. Benissimo, perfetto. Anche a me piace molto questa enfasi sul portfolio, perché noi diciamo ad Accademia Italiana parliamo sempre un po' del portfolio come un po' il biglietto da visita, no? Di ciascun creativo, di ciascun designer, quindi ecco, mi piace che ne hai parlato anche tu in questa maniera. Come ultima domanda ti vorrei chiedere, siccome appunto abbiamo un pubblico di giovani creativi, che consiglio ti sentiresti di dare agli studenti che sono in ascolto? Che consiglio gli daresti, ecco, come... Allora, sicuramente... Ok, sicuramente riallacciandomi al discorso del portfolio, una cosa che personalmente non farei mai è cominciare a spalmarlo ovunque. Cercate uno studio, un'azienda che vi rappresenti, perché comunque sarà il maggior tempo della vostra giornata. Come altro consiglio, una volta usciti dalla scuola per approcciarvi a un'università, qualsiasi essa sia, siate spugne. Cioè, io sono una persona che anche quando esce di casa assorbo qualsiasi cosa, che sia la luce che c'è in quel momento, ora la rifletto sul mio lavoro, la luce che c'è in quel momento, piuttosto che un materiale utilizzato, il colore di una macchina. Come si veste una persona che aspetta l'autobus, come al supermercato sono disposti i vegetali e le frutte, cioè siate spugne e riuscite ad apprendere tantissime cose, tante piccole cose della vita quotidiana che poi si rispecchiano su quello che andrete a studiare, su quello che andrete a fare come lavoro. Sicuramente questo, almeno io faccio così. Benissimo, grazie mille Andrea, grazie a voi. Consiglio preziosissimo. Volevo chiedere ai nostri studenti se avevano delle domande per te, e poi volevo dare anche un po' uno spazio a Jacopo per parlare anche lui un po' della sua professione di architetto e di designer. Quindi aspetto un secondo per vedere nel caso ci siano delle domande. Se no, Jacopo, ecco, volevo portare anche te a parlare un po' di quella che è la tua professione. Allora, intanto diciamo, mi ha fatto molto, trovato molto interessante l'intervento di Andrea nel partire da quelle che sono le proprie passioni, ma anche di sottolineare la differenza che c'è tra avere delle passioni e fare una professione, no? Quindi comunque applicarsi, perseguire quella che è la propria strada, che è quella che ci dà felicità giorno dopo giorno, quindi una felicità che è nei risultati, ma anche e soprattutto nel percorso, no? che si effettua, se no diventa estremamente stressante come tipo di mestiere. E quindi sicuramente per quanto riguarda la mia professione, io ho fatto un percorso, diciamo, legato a una collaborazione con... Io ho sempre avuto l'idea di aprire un mio studio con i miei attuali soci. La nostra idea è stata quella di andare tutti a lavorare nei
migliori studi della città per cercare di differenziare le nostre competenze e ritrovarci dopo qualche anno per aprire il nostro studio, sicuramente con inclinazioni diverse, avendo maturato quelle che sono le nostre inclinazioni attuali. Avessimo probabilmente aperto lo studio immediatamente, un po' come ha detto anche Andrea, non avremmo avuto neanche la maturità probabilmente per affrontare il mercato del lavoro e probabilmente saremmo anche stati troppo appiattiti da una formazione ottima che abbiamo avuto, ma forse è troppo standard. Ecco, questo 5-6 anni di esperienza ci hanno da un lato forgiato quello che è il mondo del lavoro e cercato di capire quello che era il nostro posto probabilmente all'interno della professione e dall'altro, ecco, cosa molto importante, ci ha aiutato a creare una rete di relazioni straordinaria che ancora oggi portiamo avanti con i nostri ex datori di lavoro, con i quali abbiamo fatto concorsi importanti e lavori importanti, quindi in qualche modo ci stiamo rapportando alla pari e quindi è possibile, come sempre, creare delle sinergie che aiutino un giovane studio ad emergere e a trovare una propria identità. Sempre per la serie sinergie, ora con Andrea abbiamo lavorato spesso tra Eutropia e Archea, quindi eravamo professore e studente, ora siamo, diciamo, alla pari a lavorare all'interno di progetti comuni e quindi è la bellezza di creare delle sinergie e questo secondo me è fondamentale, quindi non c'è mai opposizione, c'è sempre un lavoro di team. Perfetto, benissimo. Jacopo, vuoi parlare un pochino del tuo studio? So che avevamo anche un video da mostrare. Sì, lo posso mandare io o lo mandate voi come volete. Va bene, sì, se vuoi mandarlo tu. Ok, io condivido lo schermo. È un video che semplicemente, ora ho disabilitato la condivisione dello schermo. Vediamo se... Dovete abilitare. Se no potete se mandarlo lo voi. Lo mando io. Sì, sì, non c'è problema. Okay, allora. Ci va un po' a scatti, forse. Magari visto che non c'è l'audio, sì. Se lo vuoi giusto commentare. Sì, 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 certo. In sostanza questo è il video di presentazione, il video sintetico per il concorso per il restauro dello Stadio Franchi di Firenze per il Masterplan di Campo di Marte. Come studio siamo arrivati terzi classificati e ho scelto questo video più che altro non tanto per il progetto e per il fatto che poi magari potrebbe innescare commenti da tifosi, no? Di una squadra o dell'altra, ma per far capire come oggi dietro un progetto di design, di architettura, ci sia tutto un processo di storytelling, di costruzione delle immagini, un po' come diceva anche Andrea, che non è solo una questione tecnica di fare un render, è questione di costruire un'immagine, una comunicazione di un progetto che necessita di una collaborazione tra artisti visual, ma anche di chi si occupa di creare lo script di una presentazione di questo tipo, come viene presentato il progetto, tenere conto di chi è l'interlocutore, no, di questo progetto, che in questo caso era una giuria, ma era anche poi la città, e quindi si parla di architettura, ma si parla molto anche di quella che è la fruizione
dei cittadini, quindi il nostro progetto in questo caso era molto improntato all'aspetto, diciamo, sociale di partecipazione della città, e quindi, ecco, mi sembrava un punto di partenza interessante per mostrare come il mestiere del design sia estremamente ampio e che quindi le qualità anche relazionali, la capacità di lavorare in gruppo e di lasciarsi contaminare e ispirare da campi diversi sia sempre più importante, e che quindi soltanto con questo grado di collaborazione e apertura mentale si possa arrivare a dei risultati che possano essere importanti. Secondo me spesso si pensa ai mestieri, diciamo, creativi, tra virgolette, come oppositivi rispetto alla professionalità. Lavorando nel campo del design da ormai da tanti anni, ho avuto la possibilità di lavorare con artisti contemporanei molto importanti e mi sono accorto che con stilisti molto importanti, e ho capito che sono dei professionisti, a tutti gli effetti, cioè non esiste l'artista che non è professionista, e quindi la creatività è una cosa importante, ma la professionalità lo è altrettanto e non c'è nessun conflitto tra le due cose. Quando si lavora tra professionisti è molto bello, è molto bello imparare dagli altri un punto di vista diverso dal proprio. Queste collaborazioni sono, secondo me, le esperienze più interessanti che ho fatto all'interno della mia esperienza professionale, che ovviamente non è infinita, ma comunque sia è stata sicuramente interessantissimo lavorare con Mauro Staccioli, è stato un grandissimo scultore, con Marco De Vincenzo come stilista, quindi artisti e designer di campi specifici, e quindi creare questo dialogo è stato sicuramente eccezionale. Ecco, parlando del dialogo, della trasversalità, no? dei settori, se ci vuoi descrivere veramente in maniera molto breve, un po' come oggigiorno non ci possiamo più permettere di focalizzarci esclusivamente sul mondo del design, esclusivamente sul mondo, per esempio, della moda, ma bisogna anche essere un pochino trasversali, avere un occhio aperto a quello che ci circonda, in generale alle arti creative a tutto tondo. Non siamo più negli anni 70, 80, dove c'era la verticalità dei ruoli, ma bisogna anche essere un attimino aperti, no? Un po' la tematica che, per esempio, viene anche un po' introdotta all'interno dell'Accademia Italiana, e Andrea ci può confermare, insomma, questo occhio aperto al mondo che si evolve, il mondo che è interconnesso, ecco. Allora, sicuramente le varie branche del design parlano linguaggi diversi, però sono una questione di linguaggio, nel senso che la progettualità, la visione progettuale è il codice comune che consente ai diversi campi del design di dialogare tranquillamente assieme. Quindi c'è un vasto campo di condivisione, sempre di più diciamo, tutti questi ambiti devono in qualche modo rappresentare, no, la complessità del mondo, quindi diciamo, l'architettura in particolare deve cercare di rappresentare la società in cui viviamo, e quindi non può girarsi dall'altra parte, non può non comprendere quello che è il contenuto del mondo, la direzione della società, che la condivida o meno, però siamo comunque chiamati a rappresentarla. E quindi sicuramente avere interessi molto variegati e riuscire sempre a considerare sfumati i bordi, no, che dividono una categoria del design dall'altra, quindi non ragionare in maniera estremamente analitica, ma sempre come una rete, è estremamente importante. Negli anni in cui ho insegnato all'Accademia Italiana o anche in altre esperienze, ho potuto apprezzare anche la preparazione degli studenti che venivano dalle scuole superiori,
Specialmente ho potuto apprezzare molto la preparazione della nostra scuola, la scuola italiana, che in qualche modo dà un ampio spettro, una preparazione ad ampio spettro, magari una più limitata specializzazione fin dalla più giovane età, mantenendo una mente molto aperta. Quindi ho apprezzato sempre, per quanto si ami molto di Accademia Italiana, il fatto di avere la possibilità di confrontarmi con studenti da tutto il mondo, quindi quello è sia bello per gli studenti, sia bello per i professori, ho potuto apprezzare molto anche la preparazione dei nostri ragazzi. Benissimo, perfetto. Grazie mille Jacopo, grazie mille Andrea per aver parlato un po' della vostra esperienza, per aver in modo super esaustivo diciamo affrontato il tema dell'eco design. Noi faremo un piccolo sondaggino con gli studenti, torniamo quindi su Menti, però prima di tornare su Menti vi chiederei, chiederei soprattutto ai professori dei vari istituti che si sono collegati oggi, come sempre, di mandare una mail con la lista dei partecipanti, quindi degli studenti, a pcto@accademiaitaliana.it. Questo lo possono fare i professori, così possiamo poi mandarvi il certificato di partecipazione, come negli scorsi appuntamenti. Quindi torno un attimino alla presentazione di Mentimeter per fare l'ultimo pezzo di sondaggio come si è fatto nelle scorse edizioni. Quindi chiederei agli studenti di ricollegarsi perché vorremmo sapere un pochino, in base anche appunto a quelli che sono stati gli appuntamenti che abbiamo fatto in questi tre webinar, con quale criterio sceglierai quello che sarà il percorso dopo le superiori. Quindi siamo un po' curiosi. Ok, vedo che già la possibilità di guadagnare un sacco e quindi il voler studiare e lavorare all'estero sono tra le più cliccate. Ok, mi piace che la possibilità di studiare ciò che vi piace sta slittando sempre più in alto. Quindi ecco un po' per marcare ciò che dicevano Andrea e Jacopo, il scegliere con le proprie passioni, scegliere qualcosa che piace, diciamo ci motiva sempre di più, no? Soprattutto nell'ambito creativo. Sì, però secondo me, se posso dire una cosa, molti di questi temi sono anche collegati, no? Nel senso che molto spesso quello che ci piace è quello in cui siamo più efficaci e è quello che ci fa guadagnare meglio. Quindi non è che c'è necessariamente una contraddizione tra queste cose. Spesso guadagniamo bene se siamo estremamente efficaci, estremamente contenti di quello che facciamo, e quindi non c'è necessariamente un contrasto tra queste cose. Benissimo, perfetto. Il avere un, diciamo, un binomio di più cose, sicuramente, ecco, è l'obiettivo. Ok, allora vado alla seconda domanda. Quali sono per voi le caratteristiche del lavoro ideale? Quindi, possibilità di viaggiare è, diciamo, la più alta, creatività, il voler essere indipendente. Benissimo, un ufficio cool, ok. Anche in questo caso, secondo me, si può riprendere ciò che diceva Jacopo, che magari una possibilità non esclude l'altra. Sicuramente, ecco, in determinati tipi di lavori creativi, soprattutto appunto nell'interior design, nell'architettura, il viaggiare, l'essere esposti alle possibilità di ciò che succede in tutto il mondo, sono sicuramente possibilità che vanno di pari passo. Ok, perfetto, benissimo, grazie mille per aver partecipato anche a quest'ultimo sondaggio. Vi volevo ricordare i prossimi appuntamenti, quindi il prossimo appuntamento sarà proprio giovedì, in cui parleremo di jewelry design, quindi di gioiello. Poi avremo l'appuntamento con graphic design la prossima settimana, fotografia, e come ultimo appuntamento communication design il 7 di febbraio.
Con questo siamo, diciamo, giunti un minuto in ritardo alla fine del nostro webinar di oggi. Vi volevo ringraziare nuovamente, Andrea, Jacopo tutti i ragazzi collegati tra vari istituti della Toscana e del Lazio, e ci vediamo giovedì. Grazie mille a tutti. Grazie mille. Ciao. Grazie, ciao ciao.